Marco Biagioni, Marco Terribile, Elisa Maggiotto e Matteo Di Marco sono i vincitori di questa staffetta di Canaponi. Una bella gara, come è andata? Partiamo da Elisa. È andata molto bene, io sono partita come terza frazionista, Marco mi ha aiutato, mi ha incitato e niente, siamo arrivati primi, quindi molto bene. Marco Biagioni, come è andata? Sì, è andata la gara, era la prima partecipazione a questa staffetta di Canapone, è andata molto bene, sono partito per secondo frazionista, Matteo mi aveva lasciato un pochissimo distacco rispetto al primo, al cinghialino l'ho sorpassato e poi ho tenuto fino alla mia frazione. Ma Marco Terribile, tra il team Maremma, com'è andata con questi due amici del Marathon Bike e uno del Triathlon Grosseto? Sì, è andata bene, anche per me quest'anno è stata la prima edizione, ho fatto una buona gara, ho mantenuto bene comunque sia la posizione, Elisa mi ha dato, praticamente mi ha passato la staffetta con un bel vantaggio, l'ho portata alla fine, mi sono trovato bene con questa squadra. Matteo Di Marco, dopo tanti secondi posti quest'anno ci voleva la compagnia di Elisa, la compagna di squadra per vincere. Sì, ha portato fortuna, sono partito come primo frazionista, dopo 5 secondi posto e finalmente una vittoria anche grazie alla squadra, siamo andati molto bene, sono soddisfatto. Adesso serve la vittoria magari... E ora serve la vittoria singola, sarà dura però ci proveremo. Chiusura con Elisa Maggiotto che ricordiamo è la prima atleta a vincere per due volte... Staffetta di Canapone, per te che sei grossetano, una bella soddisfazione. Sì, grandissima soddisfazione, la prima volta nel 2016 e niente, sono molto contenta. Elisa! Assessore Fabrizio Rossi, stasera c'era la staffetta di Canapone che è andata bene, ormai è un appuntamento importante per lo sport da grosseto. Ormai è un appuntamento annuale che si ripete, questa è l'11ª edizione, è sempre una bellissima serata di sport, di serata veramente vissuta in mezzo alla città, la nostra città storica in mezzo ai nostri monumenti, quindi l'amministrazione non poteva essere qui con il suo sostegno, il suo aiuto, il suo patrocinio e soprattutto la voglia di esserci sempre, perché è veramente bello vivere insieme a tanti nostri concittadini questo momento di sport. Quanto è importante tenere vivo un centro storico di una città che è vicino al mare ma non è sul mare, quindi l'estate si svuota anche con manifestazioni sportive? Sì, è importantissimo perché serve per far conoscere di più la città, per chiamare anche persone che vengono da fuori Grosseto e serve soprattutto anche per noi grossetani, per ritrovarci e per stare insieme. Ricordiamo un po' anche l'importanza del Marathon Bike, che assieme alla WISP organizza veramente tante manifestazioni, tra l'altro di sport poveri ma nobili come l'atletica e il ciclismo. No, veramente ci tengo a ringraziare il team Marathon Bike, l'Avis, la WISP che sono sempre presenti, che sono sempre al fianco dell'amministrazione per queste nobili cause e soprattutto per questi belli eventi che hanno un grande successo ogni anno. Maurizio Sciolti, presidente del team Marathon Bike, anche questa è andata, questo è un bel impegno, uno dei più attesi perché la staffetta di Canapone è uno degli appuntamenti più importanti dell'anno, si può dire che è andata bene. Si può dire che è andato bene perché la staffetta di Canapone è unica nel suo genere e oggi abbiamo avuto riscontro anche sulla cronometro per Canapone, tant'è che mi sono emozionato perché ho visto realizzarsi un mio sogno, quello di far crescere dei bambini sul podio, nel caso specifico Ricky Alessio che ha fatto tutte e 7 le edizioni e gli è stato dato un trofeo e mi sono emozionato. Qualche coppia in meno dell'anno scorso, ma insomma circa 15 atleti in meno, considerando le condizioni meteo si può dire che il bilancio è positivo. Molto, ma però noi si guarda la qualità. Effettivamente abbiamo avuto un calo, ma abbiamo avuto sicuramente abbiamo migliorato in qualità, perché è stata veramente una staffetta di Canapone senza sbavature. Tra l'altro sul podio più alto ci sono due atleti del Marathon Bike, anche una ragazza che per la prima volta è doppia vincitrice di questa manifestazione, quindi anche come Marathon Bike soddisfazione doppia. E infatti è uscito, come la legge dei grandi numeri, dopo 11 anni c'è stata appunto una donna che ha vinto Canapone due volte, sicché avremo 11 edizioni, 43 vincitori e non 44. La stagione del Marathon Bike è già andata avanti con tante manifestazioni, però non si ferma, ci sono tantissimi altri appuntamenti in questa lunga estate, poi in autunno e poi in inverno. Sì, sono 17 gli appuntamenti ancora in programma, domenica un altro col trofeo Buriano, se non erro, e niente, poi continuiamo con altri trofei. Questo record c'è possibilità di batterlo? Sì, indubbiamente sì, ormai ce la mettiamo tutti perché siamo veramente un passo avanti. Pensava Maurizio Sciolfi dopo aver fondato quasi per gioco il Marathon Bike di arrivare dopo
dopo circa 10 anni a puntare un record italiano da Guinness dei primati. Sì, perché devo ringraziare l'amministrazione, perché fare 50 eventi sportivi è una cosa molto molto difficile, è una cosa stressante, ma poi quando vedi questi risultati è tutto più bello e tutto più facile. Erminio Arcroni, presidente comunale dell'Avis, Avis come sempre presente al fianco del Marathon Bike nell'organizzazione delle gare ciclistiche e in questo caso podistiche. Questa è una gara speciale, presidente. Questa è una gara speciale perché porta gli atleti nel centro di Grosseto. E questa è una gara, diciamo, una delle tante gare che il Marathon Bike, diciamo, organizza insieme, in collaborazione con noi, ma più che altro diciamo che è noi che siamo in collaborazione con il Marathon Bike. Una collaborazione che ha portato la bellezza di quasi 150 donatori del Marathon Bike, appunto, nella nostra associazione, a donare il sangue. E questo, ecco, credo che sia, dovrebbe essere un esempio per tutta la popolazione, proprio per vedere questi atleti che, oltre a fare quello, diciamo, sono in buona salute, fanno anche quello che tutti dovrebbero fare, cioè un po' di senso civico per portare veramente un po' di sollievo a chi sta male. Dare il sangue è una cosa semplicissima, una cosa normalissima, una cosa che non fa male a nessuno, anzi fa anche bene, quindi per cui è un appello un pochino che rivolgo un po' a tutti, grazie. Quanto è importante per un'associazione come Avis, che ha ovviamente bisogno di visibilità, e a fianco di una squadra che di visibilità ne dà tantissima come Marathon Bike? Sì, la visibilità è importantissima, appunto, perché questa nostra attività praticamente è un'attività che comporta un'azione, diciamo, giornaliera di tutti i giorni, e dimenticare di queste cose, dimenticarsi è abbastanza semplice, è abbastanza facile, per cui la visibilità forse per noi è tutto, insomma, ecco.